La lista di cose da fare è sicuramente molto lunga. Il secondo stralcio dei sottoservizi è forse la preoccupazione maggiore adesso? Sì, l'impegno è gravoso, adesso ovviamente mi prenderò un po' di tempo per esaminare un po' tutta la situazione, lo affronterò con umiltà, con la giusta umiltà, quindi sarà un percorso in cui in questa prima fase ovviamente dovrò capire bene le dinamiche e i meccanismi dell'azienda, però non posso negare di essere felicissimo perché è un'azienda importante, per me è un completamento. Anche da un punto di vista professionale, dopo oltre 20 anni di professione, credo da parte mia di avere comunque quelle caratteristiche che servono, che sono un'esperienza politica da una parte e quella professionale dall'altra, visto che è un incarico sì tecnico, ma anche, che richiede anche dei requisiti di natura politica, visto che si ha a che fare con un territorio abbastanza vasto rappresentato da tutti i sindaci che compongono la SPA. Lei anni fa aveva lasciato un altro incarico, quello di assessore, perché voleva dedicarsi ad altro. Come mai poi ci ha ripensato? Beh, no, in realtà la situazione è stata più complessa, diciamo che si sono incontrate una serie di situazioni per le quali la storia la conoscete, insomma, è stato così. E dico che sono contento oggi di questo incarico perché per me è anche un po' riallacciare un po' il filo con le persone che mi avevano dato un consenso molto molto ampio e per cui lasciare, ecco, quel mandato da questo punto di vista mi è costato. Ma questa per me, diciamo, è la formula migliore che posso avere per esprimermi. Ecco, da ultimo, meno contento sarà Fabrizio Eraldi in tutto questo, che non ha neanche voluto parlare prima dell'assemblea. Cosa vuole dire a lui? Ma Fabrizio è una risorsa per la città, è una risorsa fa parte del gruppo sia politico, credo che ha avuto un atteggiamento in realtà molto costruttivo anche. Di scegliere di rimanere nel consiglio di amministrazione. Io sono contento perché comunque è una persona che già conosce l'azienda e mi garantisce sicuramente un sostegno importante anche e soprattutto nella prima fase. Io credo che riusciremo a collaborare, ma anche con l'altro membro del consiglio di amministrazione, con Francesca Laurenzi, che è una collega che conosco benissimo, ovviamente. Sostegno anche a Biondi per le decisioni draconiane che ha preso. Sostegno a Biondi, solidarietà, diciamo, perché per fortunatamente io non devo occuparmene, quindi Vabbè, solidarietà la casa madre è sicuramente. quella, però. La casa madre è quella, ma i problemi politici lui è il sindaco, li affronta e li gestisce lui e so che sa farlo come lo farà e spero anche sinceramente di un atteggiamento da parte di tutti gli alleati positivo e che si possa continuare ad amministrare bene come si sta facendo.